تلویزیون کانال 5 ایتالیا در رابطه با سفر رئیس جمهور برگزیده مقاومت به روم، گزارشی از شهر اشرف و حمایت بین المللی از مقاومت ایران پخش کرد و گفت رژیم ایران اشرف را که به سمبل مقاومت مردم تبدیل شده خاری در چشم خود می‌بیند. مریم رجوی می‌گوید جهان باید به حمایت از مقاومت مردم ایران برخیزد. Ashraf è un campo profughi in Iraq che ospita chi fugge dalle persecuzioni del regime iraniano. Mimosa Martini. C'è una città iraniana dove vige l'uguaglianza e dove nelle stanze dei bottoni ci sono soprattutto donne, dove la vita scorre ma non ci sono bambini e la sera uomini e donne che hanno lavorato insieme per tutta la giornata vanno a dormire in settori separati. È la storia di Ashraf, un campo profughi diventato in 25 anni il simbolo della resistenza iraniana al regime degli Ayatollah, creato al di là del confine, in territorio iracheno, dai mujahideen del popolo e da tutti coloro che fuggirono dalle persecuzioni politiche. Usati come combattenti di confine nella guerra contro Teheran, Baghdad li ha tollerati. Dopo l'invasione americana del 2003 sono stati protetti. Ora, con il passaggio di consegne e il cambio di governo, vengono attaccati e uccisi. E sono rimasti in 3.400 dissidenti iraniani, un simbolo per chi si ribella, una spina nel fianco del potere di Teheran che vuole eliminarli. Mariam Rajavi è stata eletta presidente di un governo in esilio pronto ad insediarsi nell'Iran liberato. Con un mega raduno alle porte di Parigi, la dissidenza si è vista unita e sostenuta dagli iraniani in esilio. L'opposizione al regime esiste, siamo noi e siamo organizzati democraticamente, ci spiega, con un Parlamento che riunisce tutte le componenti politiche della dissidenza. La comunità internazionale ci deve proteggere e riconoscere, aggiunge, solo così si potrà prospettare un vero cambiamento in Iran. Ma l'organizzazione dei Mujahideen del Popolo figura ancora sulla lista di Washington dei gruppi terroristici, nonostante l'intervento a favore di molti nomi importanti delle passate amministrazioni. L'Europa si schiera, l'Italia studia una propria iniziativa e Camp Ashraf, assediato, tenta di sopravvivere.